Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È arrivato il momento di raccontarvi la mia, ma anche posso dire nostra, perché non ero da solo, ero anche con altri quattro ragazzi, avventura a Fantasyland in giornata. Partiamo col dire subito che ho voluto fare questa avventura per dimostrare che spesso, purtroppo, quando si pensa ad andare in un parco a tema, si guarda in un raggio di circa 1-2 ore di viaggio da casa, per ovvie questioni logistiche. Io ho detto no, spostiamoci oltre, facciamo quella tempistica ma da aereo. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a Bergamo e con Ryanair siamo andati a Colonia, perché Fantasyland si trova a Colonia in Germania. In poco più di mezz'ora poi di auto, perché abbiamo affittato un'auto che era il sistema più veloce per andare dall'aeroporto al parco. C'è anche un sistema di navetta, ma parte dalla stazione centrale di Colonia e non è il massimo della comodità, poi i mezzi pubblici. Abbiamo fatto la nostra giornata al parco e siamo tornati. Io ci ho messo circa 22-23 ore a fare tutta questa cosa. Si può fare, ok? Era una delle cose che dovevo spuntare prima dei 40 anni. L'ho fatta e basta, penso di non fare mai più un'esperienza del genere, perché è stata veramente molto intensa ma anche massacrante. Il giorno dopo ero letteralmente cotto. Ma arriviamo al parco. Fantasyland è appunto un parco vicino a Colonia, è un parco molto molto vecchio, è nato addirittura nel 67 e la particolarità è che è molto piccolo, quindi negli anni cosa hanno fatto? Non potendosi allargare più di tanto, hanno sempre demolito e costruito sulle demolizioni di attrazioni vecchie. Quindi si può dire che è un parco che difficilmente ci sono attrazioni molto molto vecchie, perché buttano giù interamente delle aree e nell'arco di un paio di anni le ricostruiscono. Quindi è un parco che da questo punto di vista è molto interessante. Per ottimizzare lo spazio poi le attrazioni sono molto sovrapposte una con l'altra, ma anche su loro stesse. Esempio Taron, che è quel mitico launch coaster, anzi è un double launch coaster perché ha due lanci, non uno, si sovrappone ben 58 volte su se stesso, quindi che ve lo dico a fare. Poi ci sono anche altre attrazioni che hanno dei record interessanti, esempio Chiapas ha l'inclinazione più ripida per quanto riguarda i long flume. L'altro coaster, quello nuovo, quello col VR, è il coaster indoor più lungo al mondo, più di 1,1 km. Quindi ci sono delle cose molto molto interessanti. A me è piaciuto molto il parco e niente, vi lascio al vlog e noi ci vediamo alla fine. Bella raga, siamo arrivati a Fantasyland. Vabbè, allora siamo subito entrati nell'ingresso principale e siamo venuti subito a fare la Mose au Chocolat, che apre alle 9:30. Dovremmo infilare qualche minuto prima, quindi adesso entriamo. Oh, apri un po' qualche cassetto, vediamo cosa c'è dentro, va. Non c'entra niente. La fila è bellissima, veramente super tematizzata. Giriamo un po' perché non c'è nessuno, quindi viene un po' giramento in testa, però tanta roba, bello bello. Abbiamo appena fatto questi, non uno ma ben due spin coaster, che veramente, veramente sono fantastici. Il primo, King Spin, si chiama Force, a me è piaciuto di più. Però tutta la land, che è tutta la land completamente indoor, è veramente, veramente interessante e ne vale la pena, ne vale la pena. Abbiamo fatto il coaster col VR. No. E queste sono le facce, ma anche la mia, anche la sua. Sono devastato. L'abbiamo accusata un po' tutti, quindi adesso facciamo qualcosa più tranquillo. Però di qua. Problemi di motion sickness, ma non per colpa della ride, più per colpa nostra che non siamo abituati a questa tecnologia. Vai, uno, due, tre, quattro. 4 e mezzo. No! Quella là facciamo? Sì. Cioè quella è la discesa. Allora, dalla regia mi suggeriscono che Chiapas, cioè questa attrazione, è quella che ha la discesa più ripida al mondo per questa tipologia. Ci laveremo! Io ve la faccio vedere. Oddio! Guarda! Allora, abbiamo fatto
Oddio, abbiamo fatto Chiapas. Effettivamente è abbastanza bagnato, però io ero in seconda fila e attrezzandoci con un solito giveaway. Sono le scarpe sono bagnatissime, non mi chiedete perché. Ora è il momento di River Guest, che è il classico gommone, tutti potrebbero pensare. Invece non lo è affatto. Già è entrata l'acqua. Già è entrata l'acqua. Non lo so. No. Adesso siamo asciutti, penso fra qualche minuto non più. No, già, no, già passiamo no. Sotto dell'acqua che scorre e non si ferma. Io non mi sono lavato. Guys! Le chiappe bagnate! Madonna, ma sono pazzi questi! Oddio! Oh cazzo! Porca di... Ti stai ancora di mezzo tu? No, dai, più tranquilla questa. Guarda quella di prima, come ripida! Appena sceso da Taron, ragazzi, veramente pazzesco, non c'è niente che abbia mai fatto così. Taron è pazzesco. Ho seguito il vostro consiglio, mi sono tenuto il meno possibile e veramente il regalo delle emozioni non tenersi, ecco. E adesso invece, non so se si vede, non si vede, che qua, ecco, adesso facciamo questa ragazzetta qua, che è notato che è una Freefall Tower indoor, che non ho mai visto prima una Freefall Tower indoor. E l'ingresso sembra veramente, veramente pazzesco. Allora, forte, forte la Mystery Castle, lui non ci stava, però niente di particolare, ecco, non vi voglio spoilerare niente, come al solito, però siete qua, fatela, perché merita. Però non è una roba da fuori di testa, secondo me sono altre le peculiarità di questo parco. Eccoci tornati, spero che questo video un po' così, un po' particolare, un po' diverso dal solito, anche nel montaggio, un po' scanzonato, perché comunque il clima era molto molto strano, perché eravamo in piedi da un sacco di ore, io letteralmente ero un po' fuori di testa, come avete visto, soprattutto quando sono sceso da Taron, la mia faccia era così. E niente, che dire, andate su parksandfun.com, trovate l'articolo anche con altre cose riguardanti al parco, record, non record e piccoli consigli da poter fare per migliorare la visita in questo parco. Il parco ha anche due e a breve anche tre, o arriverà a tre hotel, quindi se volete alloggiare anche sul posto sono due hotel, almeno quelli che sono attualmente aperti, molto molto tematizzati, uno tema Cina e l'altro tema Africa. Io ho visto solo le foto degli interni e sono veramente, veramente molto belli e interessanti, quindi vi consiglio vivamente un salto a Phantasialand. Magari non fate come abbiamo fatto noi, perché siamo dei pazzi, e vi auguro magari due giorni sarebbe meglio. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Settimana prossima non lo so che video uscirà,